buonasera a tutti. Allora, un applauso per incoraggiarmi. Anche la malandra noi, quindi fanno entrare proprio tutti. Mi dispiace, ma allora, quindi diciamo che facciamo del teatro sacro, ma non perché solo il Padre Eterno ci potrà aiutare a arrivare in fondo. Quindi abbiamo tre sketch che studiamo da tanto tempo, 10 minuti dopo, così, e ci proviamo. Quanti sketch ci sono? Per ora siamo arrivati a 4. Per ora siamo a 4 sketch. Bravissimi! Quindi vediamo un po' se... Quindi questo... 4 con quello. Certo. Quindi siamo al secondo festival del teatro. And the first one was started between Vidai Chaitanya and myself. We made the first plan. Sì, e la prima volta che venne inaugurato questo festival erano Vidai Chaitanya e Guru Maharaj. Chaitanya è molto contento da Bolotta, che noi quindi stiamo praticamente, Guru Maharaj dice che Hridaya Chaitanya ha fatto tutto questo lavoro, quindi stiamo recita, è il nostro impresario, era anche un bravo attore, l'ultima volta ha fatto Krishna, guarda un po', quindi una parte interessante. Allora, silenzio. I bambini parlino da zitti. Questa la prima performance viene direttamente da Broadway, è stata fatta da Andrew Lloyd Webber, il creatore di Jesus Christ Superstar. Allora, stiamo parlando del ricercatore, cioè abbiamo una persona che, delusa dalla vita, insomma non soddisfatta di quello che gli dà la vita materiale, cerca qual è la soluzione per la felicità. E qui partecipo anch'io, quindi applausi. Devo venire da là. Ok, cominciamo. Allora, siamo pronti? Bene. Ma porca miseria. Cioè, lavoro, ho fatto un sacco di... devo spiegare. Licenziatevi, segnatevelo, licenziatevi. Aspetta un secondo. Vai là. Allora. Divertivo. Il bello della diretta. Se qualcuno c'ha un lavoro per questo ex attore, già ce l'ho. Me lo dica, vabbè. Io lavoro. Io lavoro e penso, io lavoro, ho la famiglia, sì, vabbè, guadagno una mia macchinetta, è vero. Però sono insoddisfatto, sono infelice, ho tutte le cose, qualche soldarello in banca, è vero. Però sono infelice, io vado in giro ricercando quale potrebbe essere. La situazione per diventare felice, per stare un po' bello, che c'hai? Che ti è successo? Come va? E chi sei? Non è il problema tuo, no, il problema mio, sono infelice, una vita noiosa, sono veramente giù scatole. 20 euro da una pasticca, te ne vai. 20 euro? Creatore. Pasticca come? Una cosa tranquilla, per il diabete. Oppure in polvere se vuoi, non polvere, ma dopo tocca spolverare. No, una scheda, una scheda. Una scheda USB. No. Ah, scheda di alto scheda. 30 euro, quanto sai? Ma io sono tolto il teo. Non è che fa male. Una cosa proibita. La metanfetamina, fa un viaggetto, per capire un attimo la vita. Proviamo.
25. Chiede sta cosa, l'acqua. Oh, vabbè, io me ne vado intanto, eh. Poi se vedete la prossima, fate sto viaggio. No, poi se vedete. C'ho bisogno d'altro. Mi richiamerovi qua tanto. Però vabbè, è finita. Dopo questa è la famosa droga, il paradiso artificiale. Non è successo niente. Lo metto lì. Giusto? Te ti droghi, no? Andiamo avanti, io sto ancora cercando la felicità. Questo mi ha proposto. Ma, ma tu cerchi la felicità? Sì, come fai a sapere? Vabbè, se senti, se stai a lamentare. Scienziato. Passavo e sentivo. Ma ti ringrazio, mi dai una mano. Come no? Guarda, che se vuoi essere felice. Chiaro Mario. Paolo. Se vuoi essere felice nella vita, devi affidarti al Dio denaro. Il Dio denaro? Perché col denaro. Mai sentito il Dio denaro, vabbè. Mai sentito Dio. Puoi ottenere tutto. Veramente? Col denaro si ottiene la felicità, si ottiene l'amore. Io quasi, so. Per esempio, semplice. Ma io a questo gli ho dato 20 euro. Che... 25, mi ha fatto prendere una cosa, ma non mi ha fatto niente, come prendere l'aspirina e il fermo. Ma è semplice, il segreto è praticamente occuparsi degli affari che procurano il business, sì? Che procurano i cassi, per esempio puoi iniziare a acquistare il vino al metanolo, che costa poco, sì. Lo rivendi a un alto prezzo, così ottenendo questi soldi puoi... E posso fare un franchising? Un trading? In borsa? In borsa puoi acquistare le azioni di queste società e quindi una poi... acquisti le azioni? Sì, di queste società che producono del cibo a 4 lire, avvelenano tutti, però fanno altri guadagni. Però diventa felice? E certo, perché ti compri tutto, ti compri una ragazza, ti compri una villa, ti compri una macchina, ti compri tutto, anche la religione. Veramente? Eh sì, perché molti preti si fermano davanti alle finestre dei mafiosi, si fermano. Va bene, ci penso un attimo. Grazie, grazie. Questo è il mio consiglio. Quanto vuoi? Niente. Come niente? Sì, dammi 50 euro. Questo dovrebbe essere un... Dovrebbe essere il destino, aspetta un attimo. Tu soffri! Ma veramente... Lo vedo! No. Fammi la mano. L'altra. L'altra. Ma che carino. Tanto dolore nella tua vita io vedo. È vero, anche non male la pancia, anche tu sulla pastiglia. Sì, sono molto... Tu non stai bene, io ti dico come stare bene. Perché... Non stai bene. Ah. Ma oddio, non proprio... stai bene, stai molto male. Tu ti devi affidare a chi ne sa. Amalia, sei fantastico. Sono tu nato... credi a me, credi a me. Sono nato il 20:20 alle ore 20. No. Il 40:40 alle ore 40. Tu solo, ti senti tanto solo. Nell'ambiente del teatro. Tu affidati a me, io ti faccio una pozione e tu diventi forte come un toro, perché adesso proprio stai male. Deboluccio, deboluccio, io ti vedo deboluccio. La mattina vado anche, insomma. Male, malissimo, malissimo, si vede, sei giallo qua. No, lascia stare, lascia stare. Ma chi hai incontrato fino adesso, voglio sapere io? Ma chi ti sei affidato? No, ti ha fatto male sta gente. Allora, guarda. Tu invece mi darai la felicità, carina. Un amuleto. Dammi. Quanto vuoi? Solo per te, perché ti vedo che stai proprio lì. Eh sì, è vero. 2500 euro e io ti risolvo tutti i tuoi problemi, guarda tutto. Ti posso fare un check, un franchise? No, uno cash, cash. Uno sponsor. Cash, no, in da mano, in da mano, cash. Amuletto, io fare pozione, tu bere mattina. Grazie. Per un mese. Grazie. Diventi una bomba. Una belva. Ok, ci credi? 2500 euro, ti firmo un assegno.
Banca, banca sociale di Collestate, va bene. Va benissimo, basta che ci sta dentro il dinero. Da, so, da, nan, dan, nan, dan, 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 no. Vedrai tra un mese. Vienimi a cercare, io sarò felice. Qua. Sarò qua e vedrò i tuoi cambiamenti. Boh, sei fantastico. Sì. Ciao! Io. Qualche risparmietto, sai, l'eredità, la mamma, io sto spendendo, ma questa cosa, la mulino, questa cosa non la vedo. Vediamo un po', io ancora sono in ricerca della felicità, spero che qualcuno di voi, del pubblico, mi dia la soluzione. Namaste. Namaste. Sei sofferente. Abbastanza. Sei in una via di ricerca. Sono in una... Come hai fatto a capire? Si vede. Ti devi abbandonare. A chi? L'energia del cosmo. L'energia del cosmo. Ma l'energia... Tu devi metterti in una posizione yoga. Devi meditare. Devi meditare, fissare il tuo sguardo sul naso e pensare. Perché l'energia è Dio. Tu sei Dio. Tutti siamo Dio. E io ti posso dare... La tecnica per diventare Dio. Ci sto, ma uno è felice poi. Sì, c'è un corso. Un corso che ti insegnerà dalla prima all'ultima lezione a diventare Dio. Il centro studi Dio. Il centro studi Dio ti darà il manuale per attraverso diventare... per diventare Dio tu stesso. Perché mi... tutti siamo Dio. Se poi mi bestemmia. L'energia, tu sei Dio, tutti siamo Dio. Dio dentro di te, lo devi solo riscoprire. No, vabbè, io sono. Tu basta che ti iscrivi al mio corso. Ma mi fa male, Dio, Dio mi fa male la pancia. Io... Sei tu, perché non l'hai ancora scoperto. Tu medita, tu pratica, tu compra questo dispensa e vedrai che in poco... Ma mi devi vendere l'oro? Ma... quanto costa? Ma queste cose non hanno prezzo. Quindi gratis? No, gratis, un piccolo rimborso spese c'è. Vabbè, un rimborso spese quanto è? Sui 4.000 euro sono, però sono 10 lezioni. Non è da tutti diventare. Vabbè, Dio. Divento Dio per 4.000 euro. Se tu vuoi, ti do la mia dispensa. Tu puoi provare qui. Devo diventare. Questo. Dispensa. Sono i libri. Vecchio. Studia per diventare Dio. Vabbè. Medita. Tu sei Dio. Io sono Dio. Tutti sono Dio. Te sei Dio. Devi solo riscoprirlo. Okay. Quanto vuoi? 4.000, solo per te. Perché? Perché sei... Grazie a perché... Dio mi hai fatto niente. Faccio un assegnino? Con tanti amici. Siamo in nero. Posto per il no, PayPal. Sono cose... Sono, inter... sono cose materiali, non mi interessano. Tu... Quanto vuoi? Tu dammi, che sono cose materiali. Dammi. Tu dammi. Chi l'ha mai scritto? E ora sono l'energia cosmica, prega e arriverà l'energia cosmica. Va bene, ti ringrazio per questa energia cosmica. Andiamo avanti, allora io tutte queste manovre, la droga non mi sembra che abbia fatto niente di più. Poi i soldi mi sembra me l'abbiano più tolti che altro. Poi c'è stato il mondo degli affari, non mi ha tratto per niente, la chiromanzia lasciamo perdere. E abbiamo avuto qui la Santona New Age, Sai Barba, non lo so. Io vado avanti, però sono disperato, sono veramente alla fine. Io penso onestamente di suicidarmi nel fiume. Hare Krishna! Ora siamo noi a finire i soldi! Avete giocato la non ti suicidare, per carità, guarda, l'ultima cosa da fare... Però ti devo dire, io posso anche... Cioè, che ragione mi date per non suicidarmi? Perché qui non c'è nessuna soluzione per essere felice. No. Non c'è la soluzione.
una soluzione quale c'è sempre. Prima di suicidarti è l'ultima cosa, proprio non farlo mai, mai, mai. Ho capito, però dicomi perché devo vivere. Perché... E chi stava pure noi ci stavamo discutendo.